quasi tutti li riconosco, anche da vecchio nome. Il tema di questa sera è risvegliarsi ad ogni incontro. Siamo ancora in questa serie in cui vogliamo sfogliare dei petali biografici e sfogliare i petali della propria biografia e far affiorare a nuovo i ricordi. Sfogliare i petali della propria biografia e far affiorare a nuovo i ricordi. Oggi ci dedicheremo a questo tema, questa sera ci dedicheremo a questo tema. È un tema intrigante, un tema perché è ricco per ognuno di noi di incontri nella vita che ci hanno segnato, ci hanno accompagnato, ci hanno sviluppato, ci hanno accresciuto, ci hanno demolito. C'è anche l'altra faccia della medaglia. Ci hanno ricostruito, ci hanno riformato, ci hanno rieducato. Vorrei prendere delle domande. Iniziamo con delle domande, così dentro il vostro... dentro la nostra anima spero che possano risuonare. Partiamo sempre dalla domanda che viene dal faro del futuro. E iniziamo con questa domanda che recita così. Adesso, come dire, potreste avere davanti a voi uno di questi incontri. Ne scegliete uno mentre ascoltate le domande. Un incontro per voi significativo. Ci siamo? Vado. Cosa è cambiato nella tua vita dopo quell'incontro? Adesso ci rivolgiamo al faro che viene dal passato. E allora, qui c'è una serie di domande, perché come al solito dal passato si va a frugare, si trova di tutto. Come è stato preparato quell'incontro? In che contesto è avvenuto per la prima volta? Chi lo ha favorito? E l'ultima volta? E questa è la seconda serie di domande. La terza è rivolta al presente, quindi è rivolta all'adesso, allora. E allora qui sono domande più delicate, più sottili, che sottendono una partecipazione interiore. Cosa risuona nell'anima al ricordo di quell'incontro? Ti sorge un'immagine dell'altro? Riprendiamo la prima domanda. La riprendiamo, ve la ripeto. Cosa è cambiato nella tua vita dopo quell'incontro? Vorrei che ci accompagnasse questa frase di Alexandra David Nell, che dice così: chi viaggia senza incontrare l'altro non viaggia, si sposta. Chi è sta Alessandra David Nell? Me la sono dovuta andare a... la mia grassa ignoranza mi ha appassionato questa biografia. Una donna che è arrivata a 101 anni. Tante chapeau innanzitutto, no? Ma arrivata come c'è arrivata, che conta anche quello.
avventuriera. Già a pochi anni di vita scappava di casa, già aveva segnato, aveva fatto già intendere che cosa metteva in carniere. Ma naturalmente fughe ne ha fatte varie. Potremmo dire che ogni incontro per lei era un viaggio. Potremmo dire che lei è veramente il prototipo di quella donna o di quell'uomo, perché anche ci sono uomini così. Però una donna dell'inizio Novecento così è veramente particolare. D'altronde lo vediamo nella sua biografia, voglio dire, ha incontrato di tutto: il movimento teosofico, la massoneria, il buddismo, il movimento anarchico, il movimento femminista dei tempi, degli anni Novecento. Quindi voglio dire, non si è fatta mancare niente. Anche lei è morta nel 69, anche quando c'era il movimento a Parigi dei giovani del 68, era lì sul pezzo, come dire, seguiva da vicino le vicende, era dentro, non era ancora una sardina, ma era dentro. E il tema è che veramente una donna che possiamo dire per ogni uomo qui inteso sia maschio che femmina, che ha incontrato, ha fatto un viaggio, anche perché per fare un viaggio si può fare esteriormente ma anche interiormente. Quindi il viaggio qui è inteso in senso ampio, nel senso più ampio possibile. Alexandra Davidnel ha scritto libri, mi ha ricordato un po' Tiziano Terzani per certi versi, e anche la biografia di Tiziano Terzani è intrigante, si vede, come dire, che dietro ogni biografia di chi ha voluto vivere intensamente la propria vita c'è una serie di incontri fondanti, fondamentali. Adesso non è una relazione su Alexandra Davidnel, ma lo cito proprio come una donna del secolo, del XX secolo, veramente poco conosciuta, vi ripeto, grazie ignoranza la mia, e in ogni caso senz'altro una donna che ha potuto, come dire, conoscere da vicino uomini come il Dalai Lama o altri che hanno certamente, il Dalai Lama non l'attuale, quello precedente, che certamente hanno rappresentato dei punti di svolta nella sua esistenza. Una donna che ha affrontato il rigore del freddo, della fame, della privazione, cioè, anche ha avuto però delle facilitazioni, ha usufruito dell'eredità della nonna materna o paterna, non mi ricordo, con la quale si è permessa di viaggiare, non li ha messi in tasca e adesso poi mi compro la casa, no, la sua casa è il mondo, la sua casa è stata il mondo che ha inteso profondamente conoscere. Questo è incontrare. Nella seconda domanda, beh, la leggeriamo con un altro personaggio. La seconda domanda era la serie di domande: come è stato preparato quell'incontro, in che contesto è avvenuto, chi lo ha favorito, perché il primo incontro è importante, non basta solo riconoscere che una persona, io l'ho incontrata, ma com'è stato? Proviamo a ricostruire nel dettaglio come è avvenuto quell'incontro, in che luogo è avvenuto, dove, quando, come, non dico come era vestito, ma in che situazione è avvenuto. Coco Chanel. Non riesco a capire come una donna possa uscire di casa senza sistemarsi un minimo, anche solo per educazione. Non si sa mai, proprio quel giorno è destino che incontri l'uomo della sua vita. Coco. Grande. Coco Chanel. Beh, vi rimando al film che ne celebra la vita, veramente magnifico. Oggi manco quelli che pubblicizzano Chanel numero 5, altri sanno chi è Coco Chanel,
chi è stata Coco Chanel, come è arrivata a poter essere Coco Chanel. E certamente, anche questo è un personaggio particolare che ci caratterizza il senso e il valore di prepararsi ad un incontro. Certo, un incontro che in questo caso è programmato, che è un po' diverso da un incontro inaspettato. In realtà quello è programmato su un altro piano, ma su un piano terreno non è programmato. Già, perché potremmo dire, riprendendo un po' quello che avevamo detto la volta precedente, quando abbiamo parlato dei nodi, abbiamo parlato di questi nodi che a volte si ingarbugliano nelle relazioni umane. Dovremmo dire, in queste relazioni umane ci sono degli incontri-scontri. Curiosa anche questa parola italiana, incontro. Cioè, chiariamoci. E d'altronde è ancora più misterioso il francese, rencontre. Rencontre. Cioè, c'è un tema di rincontro invece, nel francese c'è il mistero, è un incontro per la prima volta o invece è qualcos'altro? Il francese tiene il mistero dell'incontro nella sua lingua. Vedremo il greco, magnifico, tra poco. Ma prima di arrivare al greco bisogna prima assaporarsi e prepararsi per arrivare al greco. E allora voglio caratterizzare il fatto che ogni incontro è un incrocio. Noi possiamo naturalmente incontrarci in vario modo, ma nel momento in cui ci incontriamo poi ognuno in realtà prosegue per una direzione, nella propria direzione. C'è un momento in cui però in realtà c'è la possibilità di fare un nodo in questo incrocio e poi di costituire a furia di nodi e incroci una rete di persone, una rete di relazione. Una rete che è fatta di incontri. Ora c'è una leggenda ebraica veramente bella che caratterizza l'incontro come riserva di luce. Che dice questa leggenda? Dice che ognuno di noi nasce e sulla fronte ha una lucina, un lume, una stella. E questa stella rimane accesa fin tanto che non incontriamo qualcuno. Nel momento in cui noi incontriamo qualcuno, la stella continua ad emettere luce e ne emette ancora di più. Incontriamo qualcuno, non stile metropolitana, sia ben chiaro, incontriamo qualcuno. E nel momento stesso in cui noi ci ritiriamo, non incontriamo realmente più nessuno, questa lucina va a farsi più fiocca, più debole, quasi va a scomparire. E questa leggenda ci ricorda veramente che l'incontrare qualcuno attiva questa luce che portiamo sulla fronte. Come mai sulla fronte? Ma proprio perché la fronte in fondo è l'espressione di questa porta dell'anima, di una soglia. E in fondo l'incontro con una persona è sempre un incontro di soglia dell'altro. Una soglia che, come dire, anche in punta di piedi ci dobbiamo anche trattenere, anche non siamo tenuti a sfondare. Soprattutto noi medici dobbiamo, come dire, a un certo punto ci dobbiamo tenere al di qua della soglia e dobbiamo, come dire, a un certo punto ci dobbiamo trattenere e lasciare parlare quell'essere lì dove è, per quello che vuole svelare. Ogni incontro è un incrocio, ma naturalmente visto in senso bidimensionale, perché se lo guardiamo in senso tridimensionale scopriamo che in realtà nell'incontro di due persone c'è sempre un essere invisibile,
che può palesarsi sulla base della coscienza che noi abbiamo dell'incontro fra le persone. E questo essere invisibile si palesa nella misura in cui io evoco questo incontro, io riconosco l'essere spirituale che ha favorito quell'incontro e che è presente nell'incontro. Lì è la presenza invisibile, che è misteriosa, come è misteriosa per quei due discepoli che a Emmaus incontrano il Cristo risorto senza riconoscere che era il Cristo risorto. E questo Cristo poi scompare alla loro vista e nello scomparire improvvisamente si rendono conto di quello che la loro vista sul piano sensibile non aveva colto, mentre ora sul piano, su un altro piano, possono finalmente cogliere. Interessante perché uno dei due testimoni viene citato è Cleofa, l'altro testimone non viene citato, ma in realtà è Luca stesso. Come vi dicevo prima, se entriamo nei misteri della lingua greca, troviamo un'interessante caratterizzazione e differenziazione degli incontri. La lingua greca ha ben 5 o 6 parole per incontro. Devo dire, in questa la nostra lingua è un po' povera, un po' poverella. Noi abbiamo incontro, si può dire anche incontro di pugilato, no? In realtà è una mache, in greco è mache, è battaglia, è detto molto più palese. Però poi c'è un altro termine con cui loro caratterizzano incontro ed è enteuxis. Enteuxis sono andato a guardare, è incontro programmato, è incontro preparato. Perché texis vuol dire proprio programma, e nel programma, sei nel programma. Invece l'incontro casuale, inaspettato, fortuito, i greci lo chiamavano entiuchema, perché tiuche vuol dire fortuna, caso, sorte. Interessante. Entiuchema. Noi abbiamo bisogno dell'aggettivo per caratterizzare il tipo di incontro che facciamo. Naturalmente l'incontro inaspettato è il più intrigante da un punto di vista di destino. Poi abbiamo ancora un altro di due termini interessanti. Uno è apantesis e un altro è sunantesis, ma entrambi vogliono circa dire, ma uno sottolinea di più il farlo insieme, ed è incontro in piena presenza. Cioè, detto incontro in piena coscienza. Sun però vuol dire che tutti e due, perché a volte succede che uno solo sia in piena presenza, pienamente presente all'incontro. Poi abbiamo un altro termine per incontro, che è kairos. Kairos è conosciuto anche come tema del tempo, no? È uno dei tanti modi di dire tempo in greco antico. Però kairos ci sta a sottolineare incontro opportuno. Toh, guarda, proprio faceva al mio caso incontrare quella persona per tutta una serie di motivi. Guardate quindi come anche attraverso il genio della lingua possiamo, come dire, riconoscere qualità diverse dell'incontrarsi. Ora, per caratterizzare adesso il fatto che io ho detto risvegliarsi ad ogni incontro, miseria, quella ogni volta che giro sotto i portici, faccio il primo che incontro, il secondo, il terzo, vuole in qualche modo in realtà portarci, come dire, a coscienza il fatto che ci confrontiamo con quattro geni della lampada. Adesso vedremo chi sono questi quattro geni della lampada. Il primo genio che andiamo a guardare è il genius loci. Il genius loci è il luogo dove avviene l'incontro. Non è mai casuale. La città, il bosco,
la campagna su una nave, in aereo, dove volete. Il genius loci è quello che caratterizza il luogo. Il genius loci è in fondo a che fare con uno spirito del luogo. Il genius loci di Bologna è diverso dal genius loci di Bari. Il genius loci del Bosco della Mesola è diverso dal genius loci dei boschi del Trentino. Si tratta di avere esperienze, le più varie, scusate, ma e parlare di genius loci, soprattutto di genius loci di natura, vuol dire a che fare con l'incontrare le presenze invisibili che in quel genius loci agiscono. Esperienza fatta, io mi ricordo di, in un viaggio in Irlanda, in un boschetto, naturalmente quei volponi di irlandesi l'avevano già saputo battezzare per bene, l'hanno reso un luogo turistico, ma al di là di quello, fortuna eravamo solo in pochi, eravamo solo i familiari che abbiamo girato in questo boschetto, avvertivi la presenza di altri esseri. Non li ho visti, li avverti, li senti, ne senti la presenza, ne riconosci la presenza e riconoscendone la presenza gli dai valore, gli dai validità. Ed entri in un rapporto diverso, come entri in un rapporto diverso quando di fronte a un albero lo abbracci, stile amma che nominavamo la volta passata. Abbracciare un albero è un'esperienza particolare, è incontrare l'albero, è incontrare quell'essere, anche perché una pianta o un ranuncolo è difficile abbracciarlo in vero e proprio. E un albero sì, un albero è un altro tipo di esperienza. È così come incontrare un animale, è così come incontrare una pietra, un minerale. L'orafo ne incontra tante di queste pietre, ma quante veramente incontra? Solo quello che ama profondamente il suo lavoro sa che nel momento stesso in cui lui sminuzza quella pietra, lui non sta facendo un torto alla pietra. Lui sta disincantando degli esseri che sono sigillati in quella pietra e che attendono, come dire, la liberazione. La liberazione l'attende anche il mondo vegetale, l'attende il mondo animale. Il mondo animale e il mondo vegetale attendono che noi in qualche modo svestiamo il loro essere, ne riconosciamo l'essere spirituale che non è incarnato fino in fondo in quell'essere, ma che aleggia intorno a quell'essere. Incontrare il mondo della natura vuol dire incontrare singolarmente degli esseri che possono appartenere anche alla stessa specie e che in qualche modo va, come dire, riconosciuto. Questa immersione nel genius loci è un'immersione del genius nature, del genio della natura, alla quale noi dobbiamo tanto. Poi c'è un altro aspetto intrigante, perché in questo aspetto intrigante entriamo con il genius temporis, il genio del tempo. Quando ho incontrato quella persona, quando, a che età, in che giorno, in che anno, quanti anni aveva quell'altro,
Questa in euritmia è un tipo di lemniscata. Questa è una lemniscata particolare, ogni lemniscata è un incontro. Come vedete, io sono partito con due pennarelli di colore diverso. Qui avviene l'incontro, che avviene il tal giorno. Poi proseguo, per un po' si sta lontani, poi di nuovo c'è l'opportunità di un avvicinamento e poi di nuovo un allontanamento e poi di nuovo avviene un rincontro. Questo disegno vuole significare che un incontro viene, come dire, ad avere rapporto con alcuni anni prima e con alcuni anni dopo. Detto in altri termini, è interessante osservare di un incontro sul piano temporale, un incontro di due persone, che cosa è successo 5 anni prima a me, 5 anni prima all'altro, 5 anni dopo a me, 5 anni dopo all'altro. Io entro in una relazione che si può dire di coppia in questo caso, ma una relazione che può essere... qualsiasi relazione amicale può essere vista in questo modo. Apparentemente quello che è avvenuto prima potrebbe non avere significato rispetto a quell'incontro, ma certamente ha il nocciolo di qualcosa che viene preparato per quell'incontro. Stiamo parlando di un incontro significativo, non stiamo parlando di tutti gli incontri che facciamo sotto i portici a Bologna, stiamo parlando di un incontro significativo. Quindi il prepararsi a osservare un incontro è guardare cosa accade nello stesso periodo temporale, prima e dopo. Fate questa esperienza, fatelo, e per uno, quei due, tre incontri significativi nella vostra vita, per vedere altre sfaccettature che per destino vi hanno portato a quell'incontro. L'incontro con gli altri uomini è l'incontro con l'altro, è certamente un incontro che si può svolgere direttamente, di persona, de visu, come si suol dire, ma può essere anche un incontro mediato. E allora qui entra il genius opere. Il genius opere, il genio dell'opera. Il genio dell'opera vuol dire che indubbiamente non... come dire, mi posso trovare di fronte a un libro, a un quadro, a una sinfonia che ascolto, a una scultura, a un edificio che un architetto ha ingegnato, e io sto avendo un rapporto con quella opera che però è frutto dell'attività di un altro uomo, dell'opera di un altro uomo che ha lasciato la traccia, anzi la conchiglia di questa opera. Naturalmente lui non è là, ma anche la sua attività non è più là. Lui non è più attivo là, ma ha lasciato tracce, sigilli di questo. E io entro nel rapporto con quello. È anche un incontro questo. Questo incontro potrebbe svegliare in me, risvegliare in me, iniziare in me a qualcos'altro, a qualcosa di nuovo, a qualcosa che mi permette anche di incontrare me stesso. Così come io, incontrando gli altri, non incontro solo gli altri, ma incontro anche me stesso. L'altro giorno c'era una paziente che mi ha detto: sa dottore, mio marito... da quando è morta mia madre sta presentando gli stessi difetti che criticava mia madre. E mi ricordo che quando era in vita mia madre gli diceva: sì, adesso tu mi parli, mi sparli di me, dici che ho questo e quest'altro difetto, ma quando sarò di là ti tirerò i piedi. E infatti gli sta tirando i piedi. Interessanti i piedi, sono i piedi quelli che ci portano a camminare il nostro destino. Questo per dire come in realtà
in ogni incontro con una persona possiamo provare per lei simpatia, antipatia, anche senza motivo, non abbiamo mai vista una persona, però di istinto ci dà una relazione di questo tipo. Quale mistero ci sarà nascosto dietro? Una relazione istintiva che non ha ragion d'essere. Mentre avrebbe ragione d'essere se a furia di avere a che fare con quella persona io potessi ragionevolmente provare simpatia o antipatia. Questo rimane, come dire, un mistero da tenere presente, ma anche da confrontarsi nell'incontro con l'altro di che cosa in realtà mi dà fastidio dell'altro, che in realtà in piccola parte, qualcuno direbbe magari in termini omeopatici, mi appartiene. Anche perché se attraverso l'incontro con l'altro io incontro me stesso, faccio forse l'incontro più scomodo. L'incontro con se stessi è un altro aspetto interessante. È un aspetto interessante perché si tratta di mettersi a nudo, anche perché si tratta di incontrare il proprio vero sé. Ma incontrare il proprio vero sé vuol dire incontrare anche il proprio doppio, o meglio, il proprio dottor Jekyll e Mr. Hyde, per usare adesso un termine letterario, intenderci. Oppure vedersi allo specchio come fa il personaggio di un romanzo famoso di Oscar Wilde, dove improvvisamente si vede deformato allo specchio. È un incontro difficile al quale bisogna prepararsi. È un incontro al quale veniamo preparato dal quarto genio. Questo genio si chiama genius morbi, o meglio, il genius della malattia. Perché il genius morbi è portato da quel doppio. Confrontarsi con quel doppio vuol dire confrontarsi con quelle forze che ci portano nella malattia. Sono forze difficili con cui confrontarsi, sono forze che in qualche modo ci possono permettere però di corroborarci, anche di ritrovare fino in fondo l'unità del nostro essere che rischia invece di essere lacerata e sbranata o maltrattata o schernita in vario modo da quell'essere. Perché noi in fondo rispetto a questo genius morbi possiamo arretrare o per paura oppure arretrare per vergogna, vergogna di quell'essere che vediamo, che pur sappiamo appartenerci, eppure è lì che ci sfida nel suo stesso essere. A questo occorre prepararsi, a questo occorre, come dire, in qualche modo essere presenti con coscienza. A volte non si è mai preparati quando inaspettatamente ci arriva un morbus, una malattia, per la quale dobbiamo prendere immediatamente rimedi, chiedere aiuti, consigli, consulenze. E tutta una serie di esami su esami per vedere di cosa si tratta, per dargli il nome a quella malattia e metterla fuori di noi. No, quella malattia è con noi, ci segue, ci ha accompagnato fin dall'inizio in cui siamo nati. Ci ha fatto compagnia, diventa, come dire, una nostra compagna nascosta, silenziosa, che ogni tanto fa sentire la sua presenza. La fa sentire nelle sue forme più diverse e nelle sue forme più meschine, a volte, nelle sue forme più ingannevoli, perché questo è il suo compito. Il suo compito è di risvegliarci attraverso le finzioni e le menzogne al profondo senso di verità di cui ognuno di noi è portatore. È sempre quel tema della luce sulla fronte che va veramente intensificato.
risvegliarsi ad ogni incontro vuole sottolineare il fatto che noi abbiamo l'opportunità di vivere con coscienza, momento per momento, ogni incontro, con qualsiasi essere vivente. Voi direte, ma la pietra non è un essere vivente, vero? Ma quando parliamo di essere vivente, in questo caso ci riferiamo anche a quell'essere vivente che non è incarnato come vivente anche nella pietra, ma che in realtà è con la pietra, anche se fuori della pietra. Mentre essere vivente è certamente il mondo vegetale, il mondo animale, l'essere umano, e oltre l'essere umano. È solo che ci sono livelli diversi di presenza della vita, e bisogna intendersi su questo concetto di vita, averlo ben presente, averlo nella coscienza ben presente, perché tenerlo ben presente vuol dire vivificare anche il nostro rapporto con la vita terrestre. Con la vita terrestre vuol dire anche avere un rapporto contemporaneamente con la vita celeste. Potremmo dire, questo diaframma fra queste due vite è così a volte allontanato, è così separato, è così negletto, che invece richiede assolutamente, come dire, la possibilità di avvicinarlo, di rimetterlo insieme. È un po' quello che capita nella relazione fra due persone, quando per un certo momento sono vicine vicine e poi diventano lontane lontane. Perché la cosa curiosa è che nell'incontro fra due persone, quando avviene magicamente quell'incontro per la prima volta, in realtà quell'incontro continua a risuonare, perché io vedo temporalmente questo movimento seguire insieme la corrente, e questo ci può permettere poi di trovare un altro punto di contatto dopo alcuni anni della nostra vita. Ma naturalmente può essere anche rivisto all'indietro, e riguardando all'indietro, non solo in avanti, posso vedere quello che è accaduto anni prima. Cercare di guardare nell'incontro non solo quello che riesco a vedere di quell'incontro, ma quello che sta dietro quell'incontro, ci dà la possibilità di avvicinare il mondo celeste e il mondo terrestre. Come è stato preparato quell'incontro? Sì, o ci prepariamo lo stile Coco Chanel, o in ogni caso anche questo stile va benissimo in questo rapporto che tiene conto del mondo celeste. Come è stato preparato quell'incontro? Preparato non vuol dire solo programmato, per cui un appuntamento, come al solito arriva in ritardo. Come al solito arriva in ritardo. E invece no, non si tratta di un appuntamento orario, ma di un appuntamento di incontro. E certamente chi riesce ad arrivare in orario ad un appuntamento ha una presenza massima di coscienza, è sul pezzo, come si suol dire, è sul tempo, sa scandire con il tempo la propria piena presenza di spirito. Perché naturalmente dietro il genius morbi, dietro il genius temporis, dietro il genius opere, dietro il genius loci, ci sono i quattro geni della lampada, parlano perché naturalmente sono degli esseri che noi, strofinando la lampada che è la nostra, è la lampada nella quale può, come dire, brillare l'olio della nostra lampada, purché lo teniamo sempre costantemente accesa, è lì che in qualche modo questi geni, strofinandoli, perché noi andiamo a chiedere a quella lampada: chi sei genius loci? Chi sei genius temporis? Chi sei genius morbi? Chi sei genius opere? Io entro in rapporto con l'essere spirituale che è dietro il tempo, che è dietro il luogo, che è dietro la malattia, che è dietro l'opera di un altro essere umano. O, naturalmente, l'opera della natura. Se io veramente a fondo mi pongo questa domanda, allora senz'altro posso dire di fare un incontro.
allora posso accedere a diversi livelli di incontro. Allora posso dire, io incontrando il mio vero sé, è quello che, come vi ho detto, alla soglia noi ci dobbiamo, come dire, un attimo stare in punta di piedi e non permetterci di sfondare o attraversare, perché quella è la soglia intoccabile dell'altro essere, e la soglia è il tabernacolo massimo di rispetto che possiamo portare per l'altro essere. Non che questo a volte avvenga, sappiamo quante torture efferate avvengono nel mondo, ma tuttavia quel tabernacolo non viene distrutto, anche sotto le peggio torture. Ma sappiamo naturalmente che di fronte a certe torture quell'essere può venire anche disintegrato al punto tale che sarà difficile, un lavoro faticoso, una scalata di Everest, ricostruire e rimettere insieme i pezzi disintegrati. Penso a quei cadaveri che sono stati buttati in alcune piscine argentine. Certo, lì non si tratta solo di disintegrare chimicamente un corpo, si tratta, come dire, di una irruzione fortissima sugli esseri, sulle componenti sovrasensibili di quegli esseri. Di questo occorre essere consapevoli. Occorre essere consapevoli di quale sfregio possa venir compiuto nei confronti di una persona alla quale si ponga una violenza di questo tipo. È come quando in uno stupro avviene naturalmente una violenza nella quale viene, come dire, attraversata una soglia. Anche questo ha naturalmente delle ripercussioni che nell'atmosfera intorno portano emanazioni che chi ha sensibilità coglie e arretra, oppure agisce purificando in tanto modo, in tanti modi. Incontrare sé attraverso l'altro vuol dire riconoscere la presenza invisibile che ci porta a incontrare l'altro. Qui possiamo azzardare un termine per questo essere, almeno l'essere più vicino a noi, e questo essere è l'essere angelico. Certamente l'essere angelico è presente nella misura in cui ci accompagna in ogni passo che compiamo nel nostro destino. Come iniziare a riconoscere l'azione di questo essere? C'è una piccola traccia che si può dire dalla mia esperienza, ed è quello di osservare le sorprese della giornata. Le sorprese inaspettate della giornata hanno dietro sempre, come dire, la presenza di questo essere che ci accompagna e che in qualche modo ci scompagina anche la giornata programmata per filo e per segno durante le varie ore della giornata stessa. Poi, se vogliamo di nuovo scendere sul piano terrestre, allora ci aiutiamo con Winston Churchill. Sono pronto a incontrare il mio creatore. Quanto a sapere se lui è pronto alla prova di vedermi, questa è un'altra storia. E certamente si tratta anche di questo, perché risvegliarsi ad ogni incontro, in fondo, vuol dire uscire dal sonno nel quale viviamo nelle relazioni con gli altri. In fondo l'altro mi risveglia, io entro in un piano di veglia diverso, come accade nel risveglio dalla notte alla mattina. Cambia anche il mio piano di coscienza, cambia il mio livello di presenza, cambia anche la costituzione dei miei esseri,
delle mie parti, le mie componenti non visibili che si agganciano diversamente alla mia parte corporea, vitale. Avviene un aggancio e questo aggancio, come dire, ci porta a un risveglio di coscienza. Questo risveglio di coscienza, in realtà, mano a mano che durante il giorno io lo rinnovo, ho la possibilità anche di notte di avere una diversa qualità di coscienza, a partire dai sogni, dalla qualità dei sogni lucidi, a partire dalla qualità della mia presenza notturna. Certo, c'è chi può dire, ma io non sono così profondo, non sono, dormo di sasso. Certo, perché hai raggiunto, possiamo dire, la qualità della pietra, la quale ha in fondo il mondo spirituale così lontano che tu lo raggiungi. Ma non perché tu. E poi il mondo di pietra ha anche un suo fascino. Il problema è, come dire, riportare quella coscienza dalla pietra al vegetale, all'animale e di nuovo all'uomo quando ci risvegliamo e ci riconosciamo, siamo uomini e non animali evoluti. È un altro livello di consapevolezza. Siamo il quarto regno presente in natura. Confondere i piani è quanto mai demenziale e destrutturante la nostra relazione con gli esseri di natura. Anche perché non si tratta di stabilire qui tanto dei piani gerarchici, perché sappiamo che quello che sta più in basso è quello che in qualche modo si è sacrificato per quello che sta più in alto. Noi in fondo, ci siamo sacrificati per gli esseri superiori. Questo va detto. Ci siamo fatti un mazzo così, a venire qui sulla terra, a fare questa esperienza di nascere, ammalarci, morire. E solo uno di loro, in fondo, ha deciso di fare questa esperienza, incarnandosi nella corporeità di Gesù, per sperimentare fino in fondo questa esperienza. A noi sta di vita in vita di fare questa esperienza. Però noi siamo un esperimento, un sacrificio. Noi ci siamo sacrificati per questo, ma non siamo altrettanto consapevoli sia di questo, sia del fatto che per noi si sono sacrificati tutti gli altri che sono rimasti indietro. Perché noi è chiaro che siamo fra i più ciucci del reame, ma non i propri più ciucci ciucci. Perché noi ci portiamo questo ciuccio dietro, no? Francesco lo chiamava l'asino, che è quello che in qualche modo ospita poi il cane, il gatto e il gallo della fiaba dei musicanti di Brema, perché non sono altro che gli archetipi di queste corporeità sovrasensibili di cui l'uomo è compartecipe. Nel momento stesso in cui io sono consapevole del mio asino, del mio cane che porto con me, del gatto che porto con me e del gallo che vive in me, allora risveglio in me la consapevolezza che ci sono dimensioni diverse dell'essere e il mio stesso essere finalmente può rapportarsi agli altri esseri, sapendo di volta in volta con quale essere ho a che fare, se del mondo animale, del mondo vegetale o del mondo minerale. Ma se parlo del mondo umano, allora io innanzitutto incontro l'altro essere e in quanto tale lo incontro anche sul piano spirituale. Anche se apparentemente uno non ha ben poco di spirituale, ma chi l'ha detto che questo ben poco di spirituale io riesca a vederlo? A noi non sta di giudicare nessuno, perché potremmo dire. A volte è proprio quello che possiamo incontrare sotto i portici di Bologna che potrebbe darci una lezione infinita, una lezione magnifica, anche magari solo con il suo sorriso. Il sorriso non si trova negli esseri animali, non si trova negli esseri vegetali, se non in modo caricaturale. Il sorriso è tipico dell'essere umano e per sorridere c'è
una miniera di piccoli muscoli. Questo poi lo dice voglio dire, uno degli scienziati, un genetista, il quale non è certo uno spiritualista, è un genetista della scienza della materia più piena, che pur nell'antipatia che posso provare per lui, devo dire provo tanta simpatia perché mi dà degli agganci magnifici, perché lui mi ha chiarito come il sorriso è tipicamente umano. E nel sorriso, come dire, c'è una piccola soglia che si apre. E questa soglia, come dire, ha 32 pilastri che fanno da schermo, pronti a mordere laddove qualcuno volesse andare oltre. E poi ci sono dei pilastri dietro, che sono le tonsille, per quelli che ancora ce le hanno, finché la strage degli innocenti promossa dagli otorini degli anni 60 non li hanno fatti fuori. Lì ci sono i pilastri che sono i guardiani. E sono i guardiani, certo, sono dei guardiani. Sono dei guardiani perché in realtà a fianco di ogni soglia c'è sempre un guardiano, a volte anche due, in genere due. Due guardiani che ti permettono e ti dicono: tu adesso puoi attraversare questa soglia perché sei pronto e maturo per attraversarla. O è meglio che aspetti un po'. Aspetti per diventare maturo, per attraversare la soglia di te stesso. E attraversare la soglia di te stesso vuol dire affrontare il tuo doppio, affrontare anche se questo in apparenza non si è ancora manifestato con un morbus, ma che in realtà ti accompagna nella tua parziale consapevolezza. Posso farti una domanda? Ti interrompo. Perché non ci sono domande? Io sono uno di quelli che amo le domande, tanto, ma in questi incontri non le accolgo perché lascio che ognuno di voi, come tu senti questa domanda, la porti con te e trovi da te la risposta. Sono convinto che la puoi trovare. E se no vieni la prossima volta. Come ho anche detto altre volte, per me è una rivincita venire qui e poter parlare finalmente solo. Perché di solito lascio parlare in teoria i pazienti e le nostre. E allora lasciatemi sfogare. Grazie per la domanda. Non so se va nella direzione del prossimo tema, però lo anticipo. Il prossimo tema è un tema che mi sta caro, perché sento che è un tema che non si può mai dare per scontato. È il tema dei talenti, delle capacità e delle abilità. È un tema nella quale vedo che a qualsiasi età, che tu sia un adolescente, che tu sia un uomo maturo, che tu sia un uomo anziano, no, un vecchio non ha bisogno di essere citato perché sa già, ma diciamo fino all'anziano questo tema diventa intrigante perché è un tema di tutta una vita, di tutta una serie di vite. E solo a misura in cui entriamo in una dimensione diversa, allora questo tema si fa intrigante con tutti gli aspetti che si porta dietro. La preparazione a questo tema sta attraverso questi tre incontri che lo hanno preparato: l'incontro degli incontri, l'incontro dei nodi e l'incontro dei colpi di destino. Se vogliamo, per un colpo di destino, per una serie di nodi ingarbugliati, io ho incontrato quella persona. La prossima volta sarà il martedì 21 gennaio,
Il tema vuole essere fruttare i talenti in abilità e scoprire nuove capacità. Un abbraccio di buon Natale a tutti dal cuore. Grazie dell'ascolto e della partecipazione che mi hanno accompagnato.